Buongiorno, buongiorno Regione Lazio Vito, buongiorno a tutti quanti, buon sabato, buon fine settimana, è finito pure questa settimana, grazie a Maddio, almeno per Zio Vito è finita, e domani è domenica, domani Zio Vito prende il motocarro e con Irina a Cascione andiamo, chiani chiani arriviamo al mare, andiamo a sciacquare un po' a lavare, che sono 2 giorni che sono senza acqua. E detto questo, che volevo dire, è stata una bella giornata. Ieri Zio Vito si è fatto una passeggiata lungo la fondovalle. Ecco, allora, io quello che ho notato, Zio Vito, che è bello però passeggiare di là. Certo, non sono le macchine, senza dubbio, ma non è che posso fare. Se è una strada a densità di auto forte, tu lo sai che va là a passeggiare, ma ti prende lo smog, è come se uno ha smesso di fumare. Se vuole fare una sigaretta, va a passeggiare sulla fondovalle. Ma il problema qual è stato? Che ho due problemi riscontrati, Zio Vito, che è stato bello trovare tutto pulito, hanno tagliato l'erba, ma solamente nei pressi, diciamo, del ponte attrezzato, e hanno lasciato la schifezza che c'era nell'erba. Cioè, se tu tagli l'erba, il criterio qual è? Che devi raccogliere quello, fai i sacchetti e poi si vanno a buttare alla spazzatura. E invece sono rimasto tutto bottiglie di plastica, carte, cartacce, preservativi che Zio Vito non usa. Insomma, tutte queste cose qua è brutta a vedere. Tu passeggi con la compagna, con un cane, ma pure con un bambino, queste schifezze che poi vanno a finire sempre su un marciapiede in mezzo alla strada. E poi ho notato un'altra cosa, come dicevano, tagliate là, però né prima né dopo è stata tagliata l'erba. L'erba, allora io non so se quelli sono i proprietari che hanno quei pezzi di terra o meno, però a un certo punto ci sono degli alberi che hanno coperto il marciapiede, che Zio Vito è dovuto scendere al marciapiede e ha dovuto riprenderlo poco più avanti. È pericoloso perché Zio Vito già è secco, un altro po' come facevano un po' più secco sotto la macchina, perché proprio nei pressi di un'uscita di una curva, giustamente la macchina non si aspetta che trova a Zio Vito qualche altra mezza alla strada. E questo solo, volevo dire solamente questo. Poi un'altra cosa, questo costo dei cassonetti della spazzatura in alcuni quartieri sono pieni, in alcuni sono vacanti, e in alcuni abita qualcuno, in alcuni non abita qualcuno importante, che, oppure i camion non ce la fanno, la discarica dove andiamo a discaricare è piena, non lo so. Comunque io voglio dire che faremo la differenziata, ma che la differenziata sarà una... C'era un bene e un male. Un male nel senso che, vabbè, per poco tempo, ma cercate di capire, persone anziane come Zio Vito, non sai tu che se ne mette, non so, la carta da forno, da gettare, la scagliola, che Zio Vito da Irina, che si fa un pastone la mattina, ma insomma, però impareremo piano piano, speriamo che abbassino anche la tassa, perché se tu fai la differenziata, poi la vendi, si sa queste cose qua, diciamo. Però c'è il vantaggio che avremo meno spazzatura. Sì, perché mo vi dico? Perché Zio Vito, che da tempo viaggia tutte le mattine, allora ho notato questo fatto, che ci sono dei paesi che alle porte di Potenza che fanno già la differenziata da un po' di tempo. Allora che fanno? Per non farla in casa loro, siccome vengono a lavorare certe persone a Potenza, al capoluogo, Zio Vito li vede che aprono un cofano e lasciano la spazzatura, ma mica una busta, 6-7-8 buste raccolte nel loro paese, perché la si scocciano a fare la differenziata, vengono a Potenza e la lasciano ai bidoni. Allora vedo che spesso nelle contrade vicino Potenza, le porte Potenza, sono certi bidoni pieni, e quelle dell'Acta van, il camion va, ma pur con due turni non ce la fa a caricare tutta sta monnezza, che non è solo la nostra, è anche quella degli altri. Allora speriamo, così che la fanno la differenziata, così finisce pure il fatto che quelle se la tengono in casa loro e se la differenziano a casa loro, perché te la già differenziai? Diciamo, è un senso cinico questo, è un po' cinico, diciamo, a doppio senso. Poi mi hanno chiesto, io ti dico qualche cosa, che ne pensi tu della, diciamo, del prepensionamento che arriva in sta carta verde gialla, veramente Zio Vito è già pensionato, che prende la pensione della Grande Guerra e se la fottirina, ma per il lavoro che ha fatto Zio Vito, 25 anni che teneva un'attività, ma non so manco se piglio quello più quello che ho fatto dopo, non lo so, che posso pensare? Penso solamente che non si capisce sto fatto, che tanti anni fa c'è gente che è andata col minimo in pensione, quando si poteva andare col minimo e piglio massimo, e gente che è andata col massimo degli anni e piglio minimo di pensionista, cazzo, cosa non l'ho mai capito, volessi chiedere proprio al direttore dell'INAPS
e vorrei sapere qualche cosa che ne pensi, ma che voglio dire, speriamo. Certe volte zio Vito pensa questo, che l'Italia è strana, perché rischia che non pigli la pensione, no? E muore di fame, diciamo così. E però si piglia la pensione, ti danno 4 euro e muore stessa di fame. A sto punto uno, per non morire di fame con la fame, spera che muore prima per non morire con la fame e con la pensione. Meglio morire di fame senza la pensione che morire di fame con la pensione che da fame. Vabbè, non ci capito un cazzo neanche. Comunque diciamo, speriamo che l'avremo tutti quanti. Noi anziani, i giovani. E che vi devo dire? Speriamo, non lo so proprio. Speriamo per voi. Beh. Allora, come sempre che gli ha detto, è passato un buon weekend, se noi ci sentiamo domani, che zio Vito va al mare col motocarro con la P50. Il cugino a casciù, ne vedrò delle belle, che tu per il zio.